Ecco, guardi, ho finito. Per ora può andare. Però domani lo rimando dalla certa. Ve l'avevo detto che era troppo lungo, ma lei testarda. Dammi la collana. È chiuso, se vuol darmi la chiave. Cofanetto. Beh, lascia andare, Anna, vai, ci penso io. E tu intanto dai una passata col ferro a questo. Mi dispiace, Anna, che tu non venga con noi. Oh, non importa, papà. Sai com'è la mamma, ha le sue idee fisse. Quando si mette in mente una cosa... Non la chiamare mamma. Ecco, vedi, anche tu sei sempre ostile. Va bene che non è tua madre, ma tu la tratti sempre come un'estranea. Te dai ancora di lei dopo 10 anni che vivete insieme. 10 anni di Sì, papà, hai ragione. Forse è colpa mia. Anna, è pronto questo fazzoletto? Sì, eccolo. Su, Anna, i guanti, la rosa. Ma no, là, là, presto. Ma insomma, che cosa fa tuo padre? Gaetano, Gaetano, sbrigati, se no arriviamo in ritardo. Ecco, mi sono pronto. Invece di stare lì a gingillarti, potevi intanto andare a prendere un taxi, no? Ma se ne trovano giù all'angolo. E poi che bisogno c'è di correre? Sono soltanto 8:30. La pelliccia. Eccola. Ah. Ricordati di chiudere bene tutte le finestre e guarda che siano spente tutte le luci. Va bene. Pronto? Pronto? Anna. Oh, Carlo. Carlo, quando sei arrivato? Scendo in questo momento dal treno. Come stai? Ho bisogno di parlarti, di vederti subito. Ma come faccio? A quest'ora? Dormono? No, no, loro sono andati a teatro. E allora? Ma appunto per questo. Ci vediamo domani. No, no, domani non è possibile, devo ripartire questa notte. Questa notte stessa. Per forza, mi aspettano domani, non posso rimandare. Non lo so, non so, forse una settimana, forse 10 giorni. Appunto per questo voglio vederti. Ma non puoi uscire per un momento, scusa. Ecco, sì. Brava. Prendo un taxi, fra 10 minuti sono sotto casa tua, eh? Anna, finalmente. Carlo, non vedevo l'ora che tu tornassi. Ma davvero devi ripartire subito? Sì. Domani devo essere a Roma per prendere gli ultimi accordi. Ormai tutto è concluso. Sapessi che lotta in questi giorni. C'è stato un momento che credevo che andasse tutto all'aria. Ma poi sono riuscito a convincerli. E adesso l'affare è avviato. Ma che hai, Anna? Perché mi guardi così? Non sei contenta? Sì, sì, sono tanto contenta. Ah, pensa che se sono riuscito è proprio a te che lo devo.
A me? Sì, sì. Quando mi sentivo scoraggiato, mi bastava pensare a te per sentirmi rinascere l'energia, la volontà. Ti sentivo continuamente vicina. Anche se non c'eri, i tuoi occhi mi guardavano, la tua voce mi parlava. Mi ricordavo le tue parole, i nostri sogni, i nostri progetti. I nostri sogni, i nostri progetti. Anna, 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 ma cos'hai, amore? Su, che hai? Dimmi, dimmi che hai, cara. Anna, ma che è successo? Niente, è stato un momento di commozione. Non lo so nemmeno io perché. Adesso è passato, non ci pensiamo più. No, no, ma che c'è? Non ne posso più, Carlo. Non ne posso più. La tua matrigna, continua a tormentarti? Sì. Ho bisogno di essere vicino a te. Di non essere più sola. Cerca di capirmi, Carlo. Ma sì, ti capisco. Solo... non immaginavo che le cose fossero arrivate a questo punto. Ma tuo padre, che fa? Mi fa tanta pena, poveretto. Soffre a vedermi soffrire. Ma non può fare niente. Ha quasi paura di lei. Calmati, Anna. Anch'io non vedo l'ora di averti con me. Ma ormai è questione di giorni, sai. Si tratta di avere un po' di pazienza. Poi ci sposiamo. Oh, sì, sì. Sempre fortunati. Mostrano un palco e il tenore si ammala. E adesso siamo qui a fare questa bella figura. Tutta colpa tua. Colpa mia? È che sono io che ho fatto ammalare il tenore. Guarda, c'è la luce accesa. Ma Anna dov'è? Anna! Anna! Vuoi vedere che quella stupida di tua figlia ha dimenticato la luce accesa? Mi pare strano. È sempre così attenta. Si vede. Poi quando viene la bolletta della luce sono io che devo pagarla. Ma non l'avrà fatto apposta. Una dimenticanza può capitare a tutti. Sì, sì. Questa volta vado a sentire. Ma lasciala dormire, poveretta. Lavora tutta la giornata, sarà stanca. Io dirai domani. Già, così domani è capace di dire che me lo sono inventato io. Gaetano. Gaetano! Gaetano! Che vuoi? Anna, non c'è. Addio, Carlo. Torna presto. Sì, amore mio. Vai, cara. Ma cos'è? Non riesci ad aprire? Ma non so, non capisco. Aspetta, provo io. La chiave gira. Deve essere chiuso il catenaccio. Il catenaccio? Ma com'è possibile? Sono uscita poco fa e in casa non c'era nessuno. Eppure non c'è dubbio. La porta è chiusa di dentro. Solo il campanello. Se sono tornati, ti apriranno. No, no, per carità. Ma come? Adesso capisco. Sono tornati. E lei ha messo il paletto. Perché? Sì, sì, l'ha fatto apposta per me, per costringermi a suonare, per poter avere un'altra ragione per accanirsi contro di me. Tu non sai com'è quella donna. Ma appunto per questo, suoniamo. No, aspetta, aspetta. Perché? Tanto prima o poi, non aver paura, le parlo io. Ma sta calma. Buonasera, signora. Bentornata. Non ti immaginavi di trovarci già a casa, vero? Entra, entra. Permette, signora. Mi scusi, signora. Anche lei, signor Ferrari. La signorina non ha nessuna colpa. Sono stato io che l'ho pregata di uscire un momento. È stato lei? Sì. Avevo urgente bisogno di parlarle. Le ho telefonato. Veramente lei non voleva. Ma io ho insistito. Hai sentito, Gaetano? Lei è il padre di Anna, vero? So che le vuole molto bene. Con lei posso intendermi. Mi chiamo Carlo Guarneri. Conosco sua figlia da molto tempo e sono un galantuomo. Se non mi sono presentato prima è stato perché volevo poterle dire: ecco, guadagno tanto, questa posizione. Io e Anna ci vogliamo bene e vogliamo sposarci. Altro che sposarsi. Se non avesse trovato la porta chiusa, l'avrebbe fatta entrare in casa, come probabilmente avrà fatto altre volte.
Chissà con quant'altra gente. Ma che cosa dice? Come può pensare che io... Ma che cosa aspetti? Per buttarlo fuori dalla porta? Non importa, signora. Me ne vado da me. Ma tornerò fra qualche giorno per liberare questa disgraziata. Se la porti via! Se la porti via anche subito! Ma badi, è bene che lo sappia. Questa casa è mia. Tutto quello che c'è qui dentro è mio. Quella là non possiede nulla, neanche il vestito che ha indosso, perché se l'è fatto con i denari miei. Se lei ha forse pensato di speculare su una dote, è meglio che si tolga subito ogni illusione. Matilde, cosa dici? Ma sì, che si levino dai piedi tutti e due. Questa casa non è fatta per una svergognata che ci porta dentro il primo venuto. Andiamo, Anna. Vieni via con me. No, Carlo. Non è meglio che ti porti via subito. Ma... È meglio che la porti via. Non devi restare un minuto di più a farti insultare da questa vecchia isterica. Via, via, fuori di qui. Matilde. Fuori da casa mia. Cacciali via, anche lei. Andiamo, Anna. Ma Carlo. Andiamo. Oh, papà. Andiamo, su. Andarmene via così, di notte. Come una colpevole. Che cosa volevi fare? Sopportare ancora, nonno? Ora ti ho conosciuto quella donna e l'ho sentita parlare. Capisco tutto quello che hai sofferto. Appena arrivata a Roma scriverai a tuo padre e non ti preoccupare, tutto finirà bene. La posta, signora. Grazie. Caro papà, capisco di aver fatto un grande dispiacere e ti chiedo perché. Sono pronta a chiedere scusa anche a tua moglie e sarei contenta di poter tornare a casa in attesa del mio matrimonio. Aspetto con ansia una tua risposta. Scrivimi alla pensione Corelli, via Palestra 51, bacio. Ma perché non mi risponde? Anche se ho fatto del male, infine gli ho chiesto perdono. Perché trattarmi così? Ma non te la prendere. Ti capisci, con quella donna che hai vicino, chissà quante gliela dite contro di te. Ma una parola. Poteva almeno scrivermi una parola. Sono sua figlia, no? Gli scriverò ancora, chissà. Anna. Adesso comincia la nostra nuova vita. Io e te soli. Non abbiamo più bisogno di nessuno per essere felici. Vedrai. Vedrai che anche tuo padre si ricrederà. Guarda, ho qui la lista. Dove l'ho messa? Ah, eccola qui, la lista di tutto quello che ci occorre. Guarda qui. Vestiti per te, vestiti per me, cercare un alloggio, comprare i mobili e poi anelli, testimoni, rinfresco, prete, bomboniere, confetti, eh? Ma per fare tutto questo ci vorrà molto denaro, eh, no? Sì. Ne hai tu? Neanche una lira. Ma allora? Li avrò. Avrò tutto quello che mi occorre. Ho un appuntamento col mio socio e vi faccio anticipare dei soldi. E te li darà? Me li darà. Ci mancherebbe altro, sicuro che me li darà. Perbacco! Bisogna che vada, l'appuntamento è alle 5 e non vorrei che se ne andasse. Senti, io torno a prenderti per l'ora di cena. Va bene. Va bene? Ma tu l'hai vista? No, gli ho parlato per telefono. Ha dato appuntamento per le 5. Sì, lo so, ma forse è meglio che non mi faccia trovare. Perché? Preferisco evitarlo. Mi lascio un appuntamento per domani. Fai male, c'è pericolo che capisca. Beh, anche se capisce che può fare. Il coltello dalla parte del manico ce l'ho io. E allora perché aspettare? È meglio dirglielo subito. Hai ragione.
Prima se lo leviamo dai piedi è meglio, eh. Poi ti aspetti anch'io. No, no, preferisco trattare come da solo. Come ti pare. Però intendiamoci. Siamo sempre in due a tenere il manico del coltello. Ma si capisce. Sta tranquillo. Attento, eccolo. Hola. Ciao, Rossi. Ciao, ciao. Mi può aspettare un momento? Sì, signor. Grazie. Vieni, vieni, ti faccio vedere. Che bell'ufficio. Ah, non ci parlare, qui tutto è provvisorio. Anzi, vorrei chiederti qualche consiglio per i mobili. Va bene. Sono proprio contento. Una sigaretta. Grazie. Beh, che è successo? Ho saputo che mi hai telefonato varie volte. Infatti. Qualcosa che non va. No, no. Tutto a posto. Ho soltanto bisogno di un favore da te. Figurati, tutto quello che posso. Dunque, senti, oramai la società è costituita. Tra poco entrerai in attività. E secondo quello che abbiamo stabilito, io avrò uno stipendio e una percentuale. Insomma, hai bisogno di un po' di soldi. Sì, ho bisogno di soldi, ma non di pochi, di parecchi. Sai, ho deciso di sposarmi. Ho moltissime spese. E tutto quello che avevo fra alberghi e viaggi se n'è andato in fumo. Sono quasi a terra. Di quanto hai bisogno? 300.000 lire. È una bella somma. Mi serve. Me la conteggerai poi sulla mia cointeressente. La tua cointeressente? Ma sei ancora da definire. Ma che discorsi fai? Se sei tu il consigliere delegato e hai pieni poteri. Ma perché c'è qualche novità? Avanti, parla. Ecco. Senti, Carlo, parliamoci chiaro. La tua partecipazione alla società mi sembra una pretesa campata in aria. Ma che dici? Lasciami finire, tu sei un idealista. Per te tutto è semplice, tutto è facile, però gli affari sono affari. Io metto a disposizione i locali, la mia organizzazione e la mia gente. I tuoi amici mettono i capitali, quelli di Napoli, pullmani, i camion. E tu? Avanti, di che cosa porti? Che cosa porto io? Ma come? Ma se sono stato io che ho trovato tutto, che ho trovato i capitalisti, che ho creato l'affare. Io poi le condizioni a te le ho fatte prima e tu me le hai accettate. Adesso che tutto è combinato vorresti mettermi fuori, eh? E questa è la tua intenzione. Avanti, abbia almeno il coraggio di dirmelo in faccia. Senti, non ti eccitare e calmati. Un premio l'avrai comunque. Adesso ragioniamo tranquillamente. No, non voglio ragionare affatto. Senti, è inutile che cerchi di ingannarmi con le chiacchiere. Io mi sono fidato di te. Ma bada, se tenti di truffarmi io ti spacco la testa, hai capito? Hai capito? Ho capito! Senti, a me le minacce non fanno nessuna impressione. Ah no? Ti ho detto come stanno le cose. Se non ti va, fammi causa. Gli avvocati ci sono per questo, no? Per regolare le questioni fra persone per bene. Fra persone per bene? Ma tu sei una carogna, un mascalzone. Regolo le questioni con gente come te, preferisco regolarmele direttamente. Ma finisce la mia cercata, vattene. Levati dai piedi. No, non me ne vado, non me ne vado. Prima voglio romperti la faccia, vigliacco. La carogna, voglio romperti il muffo, ladro, farabutto. Non senti, ma che fanno? S'ammazzano. E che me ne importa? Andiamo a vedere che succede, può darsi che serva aiuto. Ma lo ammazzino pure, tanto se non è questo qualcun altro, la pelle lì la farà di certo. Vado io. La farà pollo. Direttore! Direttore! Che c'è? Che vuoi? Avevo sentito del rumore. No, credevo... non ho bisogno di niente, vattene. Va bene. Finiamola. Con te non voglio più discutere. Neanch'io. Quanto vuoi per levarti definitivamente dai piedi? 1.000.000. 500.000, prendere o lasciare. O ammazzarti. Ma non voglio sporcarmi le mani. Ecco, bravo. No, guarda, niente assegni, non mi fido, voglio contanti. Non li ho. Passa domattina e te li faccio trovare. No, li voglio subito. Tira fuori i quadrini che ce l'hai. Ti ripeto. Li voglio subito. Va bene. Purché tu te ne vada. 2, 3 e 2, 5. Eccoti accontentato. Vuoi la ricevuta? No. Guardi, la pietra è perfetta, come luce e come taglio. Ti capisco, ma
Mi sembra un po' caro. No, è un affare, creda. Non è possibile trovare un anello simile per un prezzo così modesto. Va bene, prendo questo. Chi? Che volete? Dov'è Carlo Guarneri? Non c'è, è uscito. Andate a vedere nelle altre camere. Sì, brigadiere. Signora, venite. Ah, sì. Voi chi siete? Sono la sua fidanzata. Ma perché? Che è successo? Cosa cerca? Ma parli! Parli! Che vuole? Come vi chiamate voi? Anna Ferrari. Dove è andato il vostro fidanzato? Non lo so. Aveva un appuntamento. Brigadiere, nelle altre camere non c'è nessuno. Bene. Ma perché mi fate tutte queste domande? Polizia! Ma che è accaduto? Portatela via. Andiamo, su. Perché? Che ho fatto? Me lo dirà il commissario. Ma signora! Mi ci mancava anche questa adesso. Ma per amor del cielo, signor commissario, mi dica che è accaduto a Carlo. È accaduto? E ci tenete proprio a saperlo? Ha ammazzato un uomo. Ha ammazzato un uomo? Oh no, non è possibile, non è possibile. L'abbiamo preso, signor commissario. Bene. Stava rientrando in casa. Naturalmente Riga dice di non sapere nulla. Beh, si capisce. Accompagnala di là, perché ho bisogno di interrogarla ancora. Signorina, andiamo. Anna! Carlo! Anna! Carlo! Non è vero niente, sai? Non è vero niente. Io non so nulla, non c'entro per nulla. Via! Via! Stai tranquilla! Via! Stai tranquilla! Carlo! Aspettami a casa! Lasciatelo. Sedete. Sempre. Dunque, voi siete Carlo Guarneri. Finalmente. Buongiorno, avvocato. Buongiorno. Ti hanno interrogato ancora? Sì, sì. Anche ieri, per 4 ore di seguito. Non ne posso più. Sempre le stesse domande, ma cosa vogliono sapere? Non sono ancora convinti che sono innocente, che io non ho ammazzato nessuno. Sta calmo, mettiti a sedere. Ma hanno interrogato il gioielliere. Lui può testimoniare. Senti, parliamoci chiaro. Io non sono il giudice istruttore. Io non sono che il tuo avvocato. E a me devi dire la verità. Ma come? Ma come anche lei crede che ma io... Ma ci sono troppe prove contro di te. Ti hanno sentito gridare parole minacciose contro di lui. Hanno visto che vi siete picchiati. Sei uscito di là con le tasche piene di soldi e quei soldi lo hai ammesso tu stesso, gli appartenevano. Ma io non glielo ho rubati, me li ha dati lui. Ma perché te li ha dati? Ma era una liquidazione che mi spettava. Ma come, si dà 500.000 così senza una ricevuta? Ma fammi piacere. Senti, figliolo, io parlo nel tuo interesse. Se tu mi aiuti, possiamo trovare qualche attenuante, qualche giustificazione. Non solo la provocazione grave, l'accecamento dell'ira, i tuoi precedenti. E per il denaro che ti hanno trovato addosso, qualche spiegazione si cercherà. Ma sostenere la tesi dell'innocenza in queste condizioni, devi ammetterlo anche tu, è un rischio troppo pericoloso. Ma io sono innocente. Avvocato, io non voglio giustificazioni, non voglio attenuanti. Glielo giuro davanti a Dio che sono innocente. Nessun giudice può condannarmi. Sta calmo, sta calmo. Dobbiamo batterci per la tesi dell'innocenza? Va bene, battiamoci pure. Chi di voi si chiama Anna? Sono io. Subito al telefono. Pronto, chi parla? Ah, è lei, avvocato. Il permesso? C'è? Oh, grazie, grazie. Anna. Carlo. Anna. Anna. Ehi, non si può. Scusa, sono così turbato, così commosso. Non credevo di vederti, non ci speravo più. Lascia che ti guardi. Sei pallida, hai il viso stanco. Povera Anna, quanto ti faccio soffrire. No, non dire così. Sto bene. Sto benissimo. Ma sai,
L'emozione di vedersi qui dentro. Anna. Anna, non piangere. Non piangere, è un brutto momento, ma passerà. Io non ho fatto nulla, sai. Non ho ucciso quell'uomo. Mi credi, vero? Anna. Sì. Ti credo. Anche i giudici, sai, dovranno riconoscerlo. Non è possibile che mi tengano qui per una colpa che non ho commesso. Sarebbe terribile. E appunto per questo, Carlo mio, devi aver fiducia. Non abbatterti, non scoraggiarti. Io ho tanta fede in te. Hai ragione, è un brutto momento che passerà. Poi saremo felici come prima. Sì, come prima. Se sapessi quanto penso a te in queste giornate interminabili, in queste notti spaventose. Se non avessi la speranza di rivederti, non avrei la forza di resistere. Ma dimmi, dimmi tu che cosa fai? Dove stai? Tuo padre si è fatto vivo. No, non ancora, ma... Capisco, quella là ti odiava prima, figuriamoci adesso. Ma tu sta tranquillo per me. Non ho bisogno di nulla, lavoro. Lavori? Dove? Che cosa fai? Lavoro in una tipografia. È facile, mi ci sono abituata subito. Ma tu... Oh, Carlo... Ho aspettato tanto... per vederti. Anna! Venga qui, per favore. Anna! Anna! Non è nulla. Mi è già capitato un'altra volta. Come? Credo di sì. Nostro figlio. Avanti, fate entrare. Ma buon ordine, mi raccomando. Senza confusione, eh? Avanti. E che nessuno tenga sui letti. Avvocato, grazie di essere venuto. Come andiamo? Bene, grazie. E la signorina? Non fa che prendere il latte e dormire. Lui ha saputo? Sì, è fuori di sé dalla gioia. Quando gliel'ho detto, mi ha abbracciato e baciato, quasi fosse stato merito mio. La volete dare a me, questa bella bambina? Eccola. Chissà come gli piacerebbe vederla. Ma sì che la vedrà. Ma è incaricato di fare le pratiche presso la direzione del carcere. Vuole sposarmi. Se tu sei disposta. Oh, certo che sono disposta. Ma hai pensato seriamente alle conseguenze? Quali conseguenze? Sarai legata a lui per sempre. È questo che voglio. Già capito, sì. Ma perché? Cosa pensa, avvocato? Avanti, mi dica. Beh, senti, ragazza mia, io ho il dovere di parlarti francamente. Speriamo che tutto vada bene e che lui riesca a provare la sua innocenza. Ma se fosse condannato? No, no. Non è possibile, non è possibile. D'accordo. Ma ammettiamo che lo sia. Hai pensato alla tua situazione? Tu sarai la moglie di un uomo che per molti anni dovrà stare rinchiuso in un penitenziario. E bada che non si tratta di mesi, di settimane. Qui i casi sono due. O è assolto o va in galera per parecchi anni. Tu sei giovane, puoi rifarti una vita.
Prima o poi ti pentiresti di esserti legato a un uomo fuori del mondo che non puoi vedere e che non può fare nulla per te. Intanto troverò io una scusa, dirò che le pratiche vanno per le lunghe e inventerò delle difficoltà. No, no, avvocato. Non dica nulla, non inventi nulla. Se lui vuole sposarmi, io sono pronta. Gli ho giurato di essere sua moglie e mantengo la promessa. Anche se dovrai essere la moglie di un condannato? Sì, anche se dovrò essere la moglie di un condannato. Anzi, appunto per questo. Almeno non sarà solo a soffrire. Saprà che c'è una donna che lo ama e che lo aspetta. Carlo Guarneri, vuoi accettare per tua legittima sposa Anna Ferrari qui presente, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Anna Ferrari, vuoi accettare per tuo legittimo sposo Carlo Guarneri qui presente, secondo il rito di Santa Romana Chiesa? Sì. Ego coniungo vos in matrimonio, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Maria, Maria, nostro, in nomine Domini. Fecit celum et terra. Domine saudi ratione mea. Dominus vobiscum, oremus. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Oremus, benedic Domine Anum, et voluntate tua permane ad perpetuum Dominum nostrum. Grazie, Padre. Che Dio ti protegga, figliolo. Permettete, è un loro omaggio. Hanno voluto rinunciare spontaneamente a un giorno di paga per poterlo comperare. Oh, grazie. Grazie. Auguri, Carlo. Auguri. Auguri, auguri. Auguri. Auguri, Carlo. Grazie, avvocato. Mi raccomando a lei. Tornerò presto. Grazie. Andiamo. Carlo! Mare? No, grazie.
Oggi ci sarà la sentenza? Sì, molto probabilmente dopo la mia arringa, se il pubblico ministero non replica, i giudici emetteranno il verdetto. Cosa ne pensa lei, avvocato? Sta tranquillo, sta tranquillo. Dopo quello che hanno detto il pubblico ministero, la parte civile e i testimoni, mi hanno trattato come un volgare delinquente. Tutti. Tutti contro di me. Non ha importanza. Ciò che importa è che i giudici abbiano un dubbio sulla tua colpevolezza. Speriamo. Prima ero sicuro. No, no, non è possibile. Io ho fede, avvocato, ho fede. Ma certamente, sta tranquillo. Mi dica, avvocato, e Anna? È in chiesa. Prega per te. E Carlo, è finito il processo? Sì, è finito. Ma parli, parli, mi dica. Lo hanno assolto, lo liberano. Dov'è? Dov'è? Ho fatto tutto il possibile per salvarlo. Condannato? A quanto? 20 anni. Anna! Un momento solo, è mia moglie. Posso dire? Sì, vai. Carlo! Anna. Caro. Addio, Anna. Ci rivedremo, Carlo. E poi... Invece di star lì potresti andartene a letto. Almeno ti riposi. No, no, è inutile. Tanto non riesco a dormire. Fa come vuoi. E chi può essere a questo? No, lascia, lascia. Vado io. Gaetano Ferrari. Sì. Aspetta. Grazie. Quella lettera. Chi è che ti scrive? Un avvocato di Roma. Mi scrive per Anna. Oh. Se è rivolta a un avvocato, vuol farci causa? Sei sposata. Sei sposata con quell'uomo. Bella notizia. Puoi esserne orgoglioso. E ha anche avuto una figlia. Mm-hmm. Di bene in meglio. Una famiglia modello. E tu? Non ne sapevi niente, vero? Io? No, no. E come potevo sapere? Io... Figliacca, maledetta. Anna mi ha scritto. Mi ha scritto tante volte e tu non me l'hai detto. Hai fatto sparire le sue lettere. Io... Ma sei un mostro! Sei un mostro! Calmati, Gaetano, non gridare così. E anche questa mi avresti fatto sparire se non mi fosse capitata fra le mani. E io non mi sarei accorto di nulla. Ma leggi. Leggi quello che mi scrive. Anna è stata sul punto di uccidersi e questo avvocato si rivolge a me per ricordarmi i miei doveri di padre. Capisci?
Capisci? Questo mi scrive. È come se io fossi un bruto che non ha pietà di sua figlia. Sì, è vero. Ho distrutto le lettere. Ho fatto in modo che tu non sapessi mai niente. Ma non me ne pento. Ho agito secondo la mia coscienza. Ricordati come tua figlia ha abbandonato questa casa. Si è resa indegna del tuo affetto, non meritava pietà. Se ho fatto male, accetto la mia colpa e la mia responsabilità. E adesso che sai tutto, decidi pure come vuoi. Sei padronissimo di farla tornare a casa. Io sono pronto ad andarmene, anche subito. Sì, vattene, vattene. Sei stata la maledizione di tutta la mia vita. Via, via! Oh. È finita. Matilde, ti scongiuro. Chiamo Anna, che voglio vederla. Ho già fatto, ho telegrafato. Forse arriverà domani. Non riuscirò a vederla. Ti scongiuro. Matilde, dille la verità. Non voglio che creda che io sono stato così cattivo. Sì, sì, Gaetano, glielo dirò. Era bambina. Quella povera innocente. Lei non ha colpa. Non l'abbandonare. Promettimi che le aiuterai. Sì, Gaetano. Giuralo. Lo giuro. Prendi quel crocifisso. Presto. Prendi quel crocifisso. Tu hai fede nel Signore. Sì, sì, sì. Non mancherai a un giuramento fatto davanti a Lui. Giurami che manterrai la tua promessa. Giura. Giura. Giuro. Gaetano! 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 Oh, aiuto! Aiuto! Entra. Siedi. Siedi. Devo adempiere a una promessa che ho fatta a tuo padre prima che egli spirasse. Non è vero che egli si sia disinteressato di te quando hai lasciato questa casa. T'ha cercata. Ha fatto tutto quanto era possibile per ritrovarti. Ma come? Io gli ho scritto tante volte, ma lui non mi ha mai risposto. Sì, ma le tue lettere non gli sono arrivate. Era molto malato. Il medico aveva dato ordine che gli fosse evitata qualsiasi emozione. Ah, è stata lei, eh? Dovevo immaginarlo. Povero papà. Pensa quello che vuoi. Io ho fatto il mio dovere. Aspetta. Non ho finito. Tu hai sposato quell'uomo e hai avuto da lui una figlia. Tuo marito è in galera e tu sei sola al mondo. Che cosa farai? Quello che ho fatto fino adesso, lavorerò. Che genere di lavoro? Che significa questa domanda? Non capisco. Quando una donna è giovane, sola e ha bisogno di denaro, è facile che trovi qualcuno che paga. Ma cosa dice? Con quale diritto si permette di insultarmi? No, non volevo insultarti. Ma la vita è quella che è. Anche se non l'hai fatto fino adesso, prima o poi sarà questo il tuo destino. Non vorrei mica farmi credere che resterai fedele ad un uomo chiuso per 20 anni in galera. Ma che le importa di quello che farò io? No, non mi interessa né quello che hai fatto né quello che farai. Sei tu unica responsabile della tua vita e non meriti nessuna compassione.
Ma c'è un'altra promessa che io ho fatto a tuo padre. Una promessa che voglio mantenere. Prima di morire, mi ha fatto giurare di aver cura della bambina. Di non abbandonarla al suo destino. Perciò la mia casa è aperta a tua figlia. Come? Lei vuole pensare a mia figlia? Sì, ma soltanto a lei. Tu non devi vederla più. Cosa? Non vedere più mia figlia? No, no, non è possibile. Non può chiedermi una cosa simile. Staccarmi da lei, l'unico bene che ho. Fa quello che vuoi. Io mi considero libera dal mio giuramento. Non voglio più sapere niente, né di te né di lei. Non ho altro da dirti. Figlia mia, non c'è niente per te. Ci vogliono referenze, referenze. Ma io ce l'ho. Ma hai anche un marito in carcere. 900. Non potrebbe fare di più. Va bene, 1000. Questo è l'unico posto che ho potuto trovare. Il lavoro è molto duro. Deve la sentire. Oh, sì, sì. Andiamo, spicciati anche te. Anna. Carlo. Anna, ma come sei sciupata? No, Carlo, sto benissimo. Forse è stato il viaggio. Dimmi, Ninuccia. Come sta Ninuccia? Bene, bene. Ma perché mi hai scritto di non portartela? Non voglio che veda suo padre dietro queste sbarre. Ormai comincia a farsi grande. Non voglio che capisca. Ma dimmi tu. Come vivi? Che cosa fai? Nelle tue lettere mi parli tanto poco di te. Tutto ti dico, Carlo. Tutto. Sì, che stai bene, vero? Che non ti manca nulla. Io solo sa quanto vorrei che questo fosse vero. Ho paura, Anna. Ho paura che tu non mi dica la verità. È la verità, Carlo. Te lo giuro. Ma basta guardarti. Ma no, te l'ho detto. È il viaggio. Sai, sono partita stanotte. Ma tu piuttosto, come stai? Bene. Lavoro. Per fortuna, altrimenti impazzirei. Abbi fede, Carlo. No, Anna. Non credo più a niente io. Non ho più fiducia in niente. No, Carlo, non dire così. Anch'io ho bisogno di credere per tirare avanti. Altrimenti non gliela farei. T'ho detto sempre che non ho bisogno di nulla. È la verità. Ma se tu parli così, allora mi manca tutto. Hai ragione, Anna. Perdona. Dovrei essere io a darti il coraggio. E invece... Anna. Il colloquio è finito. Anna, scrivimi, eh? Sì. Scrivimi spesso, sai. Io penso sempre a te, a voi. Addio, Anna. Addio. Addio. Addio.
non c'ha mamma più, mai potuto distrattamente chiama. Quattro Martini. Permette? Due cognac. Anna? Anna? Ma sì, non mi ero sbagliato. Non ti ricordi di me, sono Enzo. Eravamo insieme al conservatorio. Sì, ricordo. Ma chi poteva immaginare di incontrarti dopo tanto tempo? E cosa fai? Non capisco. Enzo, Enzo, vogliono sentirti cantare ancora. Vieni, vieni. Avanti. Devo rivederti, voglio sapere, però cercate di farmi. Dici t'angella sta compagna vostra, c'ha perduto suo ne ha fantasia, a pensa sempre che tutta vita mia è in ciò volesse dicere, ma non ciò saccia di. A voglia bene, a voglia ben assai, dici t'angella buia, c'hai non mi scorda mai, è una passione più forte una catena, c'hanno tormento. E non può far campare. Una lacrima lucente è caduta, dicitemelo poco, a che pensate, questo occhio dolce, voi solo mi guardate, la mamma c'è sta maschera, dicimma verità. Te voglio bene, te voglio ben assai, si tu che sta catena, che non si spezza mai, suona gentile, sospiro mio carnale, te cerca con malaria, te voglio per campare. Ecco perché mai vista la. Devo lavorare per vivere. Ma non potevi trovare un'occupazione più degna di te? Ho cercato tanto, ma credi che sia facile nella mia condizione, con un marito in carcere. E poi, quando c'è bisogno, si prende quello che si trova. E la bambina? La affido alla padrona di casa. Ma perché affliggerti con i miei guai? Dimmi di te, ti sei affermata, hai successo. Successo? Ti ricordi quando ci incontravamo ai concerti? Volevo diventare un compositore, un direttore d'orchestra. Invece... Ma guadagni molto? Sì, molto. Ho fatto un funerale di prima classe ai miei sogni. Ora, rivedendoti, mi sono tornati tutti in mente i miei sogni. Lo sai che in uno di questi, il più bello, c'eri anche tu. Io? Sì.
ed è stato il più lento a morire. L'ho ricordata sempre come eri allora, allegra, spensierata. Ridevi e mi piaceva tanto vederti ridere. Allora ero felice. È passato tanto tempo, te lo posso dire. Ero innamorata di te. Probabilmente non te ne sei neppure accorta. Te l'ho sempre nascosto perché avevo paura che continuassi a ridere. Ecco, io scendo qua. Abito lì, vedi? Ferma. Vuoi che ti accompagni? No, grazie. Non c'è bisogno. Se mi vedono arrivare in carrozza, chissà cosa pensano. Anna, posso fare qualche cosa per te? No, grazie. Non mi occorre nulla. Ma come puoi dirlo con la vita che fai? Anna, devi considerarmi come un fratello. Da un fratello accetteresti un aiuto. Da un fratello, sì. Ma tu non sei mio fratello. E non è lo stesso. No, fratelli e sorelle sono soltanto quelli nati dallo stesso padre e dalla stessa madre. Gli altri prima o poi non possono essere che un'altra cosa. Ma ti assicuro. Sì, lo so. In questo momento mi hai parlato come ad una sorella. L'ho sentito e te ne ringrazio. Addio. No, non addio. Arrivederci. Arrivederci. È un favore che ti chiedo e che non puoi negarmi. Sì, ma una sguattera cosa vuoi che sappia fare più che stare in cucina? Ma che sguattera? È di buonissima famiglia. Abbiamo studiato al conservatorio insieme. Non solo, ma è anche una bella donna. Ah, sì? È la prima volta che c'è una bella donna portata di mano e io non me ne accorgo. Bella, sì, ma non è quello che pensi tu. Io non penso niente. E poi se ti interessa tanto io non mi permetterei mai... Meglio così. Allora che cosa puoi farle fare? La guardarobiera. Quella che c'è la mando via. E metto la tua raccomandata in decolleté. Oh, ma intendiamoci, eh? Ricordati della promessa. Per la prossima stagione non devi prendere impegni con altri locali. Te lo prometto. Su, andiamo a fare la conoscenza con questa famosa sguattera di buonissima famiglia. No, non ora. Anzi, devi farmi un altro favore. Ancora? Lei non deve sapere che in questa faccenda c'entro io. La mandi a chiamare come se fosse una tua iniziativa e le proponi... Capisco, capisco. No, non capisci e non capirai mai niente. Tu fai come ti ho detto. E non soltanto, ma ogni mese dalle 10.000 lire in più che poi ti rimborserò io. Però quello che mi raccomando è che per nessuna ragione devo apparire io. Va bene, sarà fatto. Gli è caduto mi dintana testio chianta starà fuori schioppa una bella rosa i bucuri a chi m'ha fatto gli agnere giaman la dica rosa mia tu mi perdoni si ti scarpa sarà senza cuscino. C'è stanno ditto camma da ragione, fa bene scorda e si fa i malapieni, pienza c'è buono, ti voglio bene. Se voglio bene tu lo fai morire. Anna, vuoi darmi il mio soprabito e il mio cappello? Sì, subito. Vai già via? Lo sai, devo partire. Non credevo partissi stasera. Anzi, mi sono trattenuto anche un giorno di più. Vai prima a Milano o a Torino? A Milano. Quanto tempo starei via? Un paio di mesi. Mi dispiace. Dispiace anche a me. Spero al mio ritorno di trovarti più sereno. Grazie. E se tu avessi bisogno di me per qualsiasi evenienza, chiedi il mio indirizzo all'albergo Marino. Là sanno sempre dove sono. Buona fortuna.
e arrivederci a presto. È permesso. Ah, è lei? Avanti, avanti, ti accomodi. Ebbene, cosa desidera? Mi scusi, signor direttore. Mi hanno dato adesso la paga mensile. Non lo so, temo che ci sia un errore. Perché? È troppo poco? Non è contenta? Sì, sì, ma non capisco. Oltre la paga mensile, mi hanno dato una somma senza spiegarmi perché. Non vado a cercare ragione. Lo consideri come un premio di incoraggiamento, un premio di simpatia. Lei è una donna molto carina, molto simpatica, straordinaria. È stata tanto tempo a lavorare nel nostro locale e io non m'ero ancora accorto di lei. Si capisce. Non aveva mai occasione di entrare nelle cucine. Che belle mani. Poverine. Chissà come avranno sofferto a stare nell'acqua. Ci si abitua a tutto. No, no. È un'ingiustizia. Una bella donna come lei ha diritto a ben altro. Le ripeto, io le sono molto grata ad avermi trovato un altro lavoro. Sì, ma veramente potrei fare di più. Anzi, vorrei fare di più. Lei è più adatta a indossare delle pellicce piuttosto che toglierle alle signore. Ma cosa dice? Quando si hanno delle belle braccia, delle belle spalle, un corpo come il suo. Perché mi sfugge? Le faccio paura? No, no. Mi scusi, devo andare. Io aspetti. Che fretta. Parliamo un po' di noi. Anzi, di lei. So che lei è sola. Una donna giovane, bella e sola, ha bisogno di qualcuno che si interessi a lei. La ringrazio, ma io non ho bisogno di nulla. Via via, non mi risponda così. Perché se lei vuole, possiamo diventare buoni amici. Lei mi piace. Mi piace molto. Mi lasci, la prego. Andiamo, non sono abituato a pregare tanto. Adesso capisco. È per questo che mi ha dato la gratifica. Ecco, se la riprenda. Non voglio niente da lei, niente. Villana, vattene. Torna a fare la sguattera. Quello è il tuo mestiere. Ma non in questo locale. Ah, finalmente sei venuta. Che c'è? Ninuccia, Ninuccia mia. Lasciala stare, si è addormentata da poco, ha la febbre. Un'ora fa me la sono trovata in camera mia, in camicia e a piedi scalzi, con una febbre da cavallo. L'ho rimessa subito a letto e sono rimasta qui. Oh. Io me ne torno a dormire, Sì, sì, grazie. Scusami. Come sta? E come la trova? Nulla di nuovo. Né meglio né peggio. E allora? Te l'ho già detto, c'è un deperimento generale. Per ora non è grave, ma se non si provvede a tempo si possono avere delle brutte conseguenze. Inutile farsi delle illusioni. Questa bambina ha bisogno di molte cure. Continua con le medicine che ti ho dato. E se non ci sarà miglioramento, io credo che la miglior cosa sia di farla ricoverare in un sanatorio. In un sanatorio? Eh sì, cara. A tempo bisogna provvedere per evitare brutte conseguenze. Sono disperata. Non so più dove sbattere la testa. Ha la febbre. Sta male. Mi sono sacrificata.
Ho fatto di tutto, mi creda, di tutto. Lo credo, lo credo. Glielo chiedo in ginocchio. Come si chiede una grazia. Salvi mia figlia, salvi mia figlia. So che lei mi odia, ma la piccina non le ha fatto nessun male. Lei non ha nessuna colpa, non può odiarla. Vai di là, Rosina. Alza. Io non ti odio. Sei tu che hai odiato me. Da sempre. E mi hai fatto odiare da tuo padre. Ti sei ribellata? Peggio per te. Ecco come ti sei ridotto. È sudata. Sì, la sera le aumenta sempre un po' la febbre. Rosina. Rosina! Prepara la cameretta in fondo al corridoio. È meglio metterla a letto. Dalla a lei, tu sarai stanca. Mamma tua. No, tesoro mio. Vieni con Rosina tua. Vieni con Rosina tua. Grazie. Grazie. Ascoltami bene, Anna. Io sono ancora disposta ad accogliere in casa tua figlia. Ad allevarla, educarla. A farla crescere in un ambiente onesto. Tutto quello che io posseggo sarà suo. Lei? Ma ad una condizione, che tu non veda più tua figlia. Tu non dovrai sapere più niente di lei, né lei dovrà sapere più niente di te. Come se tu fossi morta. No, no, abbia pietà di me, non me la tolga. Le farò la serva, tutto, tutto le faccio. Ma mi lasci stare vicino a mia figlia. Io non ho che lei. Non sa che cos'è per me un bacio suo. È tutto, è tutto. Non mi dica di no. Impossibile. Non ho avuto madre. Sono stata sempre sola. Ninuccia è la luce degli occhi miei. E se me la toglie, è come se mi accecasse. Che sia buona. Te l'ho detto, queste sono le mie condizioni. Tua figlia dovrà ignorare per sempre l'esistenza tua e di suo padre. Tuo marito è rinchiuso in galera e tu dovrai accettare di rinchiuderti al riformatorio delle pentite. Alle pentite io? In un riformatorio? E perché? Ma che sono una prostituta? Ma che male ho fatto per essere rinchiusa alle pentite? Oh Gesù, Gesù. Non lo so quello che hai fatto, né lo voglio sapere. Il tuo passato riguarda soltanto te e la tua coscienza. O accetti, o sei ancora in tempo ad andartene con tua figlia. Non è possibile. Non è possibile. Come vuoi, allora. Ma cosa farai? Verrà il giorno in cui tua figlia comincerà a capire e ti domanderà il perché delle sue sofferenze. Che cosa le risponderai? I figli sono dei terribili giudici e lei non potrà fare altro che rimproverarti di averla messa al mondo. Rosina! Accetto. Avanti. Signora, la superiora del riformatorio ha telefonato che l'aspetta. Avverti, Anna. Angelo mio, mamma tua deve andare via per pochi giorni. Tu farai la brava, eh? No, non voglio, devi stare qui. Sì, uomo, la mamma deve andare via. E quando torna ti porta tante belle cose. Non voglio le belle cose, voglio te.
Andiamo, Niluccio. Non fare capricci. Se no la Madonnina piange. No, non mi lasciare. Voglio venire con te. E va bene. Allora, mammina, esce un momento con la signora. E torna subito. E oggi ti porta a vedere il teatro dei burattini. Ti piace il teatro dei burattini? Sì, sì, mi piace, ma io non voglio restare sola qui. Ma non sei sola. C'è Rosina, che ti vuole tanto bene. Vedrai, ti racconterà la storia di Biancaneve. Vero, Rosina? Rosina, che aspetti? Prendila tu, la bambina. Andiamo, andiamo, si fa tardi. Sì, vengo. A fra poco, Niluccia. Mamma, mamma! Mamma, mamma, mamma. Ha commesso molti errori e ne è stata duramente colpita. Io voglio aiutarla a redimersi, lo faccio per la salvezza della sua anima, staccandosi dal mondo e ritirandosi in questo luogo di espiazione che accoglie altre sventurate come lei, ella potrà darci la prova della sincerità del suo pentimento. È questa la vostra volontà? Qui. Dovrete sottoporvi a una severa disciplina. Le sventurate che noi accogliamo devono accettare una vita di rinuncia, di lavoro, di preghiera. Siete sinceramente disposta a questo? Sì, madre. Dovrete dimenticare tutti i vostri legami passati e non avere più alcun rapporto con la vita esterna. È un impegno grave. Siete disposta ad accettarlo? Rispondi. Tocca a te decidere, nessuno ti obbliga. Se non vuoi, puoi rifiutare. Sì. Thank you.
È così che fai il compito. Adesso, subito. Guarda, guarda come hai ridotto il tavolo. E come ti sei conciata. Sei una sudiciona. Rosina. Pulisci e metti la letta. Perché mammina non ritorna ancora? Stai buona, piccola, mammina ritornerà presto. Intanto mettiti a letto e dormi. E come dormo senza dire la mia preghiera? E dilla pure, tesoro mio. Gesù mio, io sarò sempre tanto buona. Fai star bene papà e mamma. E anche la signora Matilde. Presto, presto, ragazze, non perdete tempo. Rifatti letto. Avanti, svelte. Su, spicciati, Anna. Finisci di vestire. Lasciami in pace. Non mi seccare. Oh. Che modi. Non ha tutti care che morde. La mattina è sempre così. Già, il giorno è peggio. Ma si può sapere che cosa ti abbiamo fatto di male? Scusatemi, non ce l'ho con voi. Tutte abbiamo avuto i nostri guai. Come te e forse più di te. Ha ragione, Giulia. È inutile disperarsi. Sai come me. Ci ho messo una pietra sopra e non ci penso più. Tutte vi potete rassegnare. Io no. Ah, perché tu sola no? Perché? Perché lo so io il perché. Su, andiamo. Le altre sono già scese. Se Madre Celeste ci trova ancora qua. Che mi importa di Madre Celeste? Che può farmi? Più di quello che m'hanno fatto. Se m'ammazzano sono contenta. Almeno sarà una liberazione. Zitta, non gridare. Andiamo. Andate voi che avete paura. Io non ho paura. E glielo dico in faccia a Madre Celeste, che mi odia e lo so. Ma anch'io la odio. Perché è cattiva, crudele, senza cuore. Parli di me? Sì. Avete sentito quello che ho detto? Se non aveste sentito, ve lo ripeto. Vi odio. Credi che non abbia capito? Qui tutte sono scontente. Tutte mordono il freno. Ma hanno imparato a piegarsi. Tu invece sei la sola ribelle. Sei la sola che non si è pentita e che non si pentirà mai del male che ha fatto. Sì, è vero. Non sono pentita. Ma di che cosa dovrei pentirmi? Che colpo ho commesso? Si fa presto a dimenticare. Niente dimentico. Niente ho fatto. E m'hanno carcerata qui dentro. Carcerata? Carcerata, sì. Non perché ci sono cancelli di ferro e le sbarre alle finestre. Se volessi fuggire, m'arrampicherei come una formica per passare sopra i muri. Striscerei come un verme per passare sotto le porte. Ma non posso, non voglio fuggire. Devo restare a patire qua dentro. E il mio strazio nessuno lo vede. Nemmeno voi, che credete di sapere e vedere tutto. Adesso basta. Calma. Sta zitta, finisci. Ma no, lasciatela dire. Non è che una malvagia e un'ingrata. Ma di che cosa dovrei esservi grata? Mai una parola dolce. Mai una parola di compassione. Mai, mai. Madre. La chiamano madre. Ma perché, madonna mia? Permettete che si dia il santo nome di madre a un'estranea? Insomma, smettila. No. Sta zitta. No. Finiscila. No, no, no. Che c'è? Che succede? Siamo alle solite. Questa ragazza è sempre più ribelle e sprontata. Che hai fatto, Anna? Avanti, chiedi perdono. No! Ma come? Ti ribelli pure a me? Sì, mi ribello a tutti, a tutti! A chiunque! Fuori, fuori! Andiamo, ragazzi. Anche tu. Avanti. No. Andiamo, non sai quello che dici, cara. Coraggio, non piangere. Ho giurato innanzi al Signore di essere stata consigliera e sorella di tutte le fanciulle che, travolte dal destino, si sono allontanate da Dio. Egli tutto vede e tutto perdona, purché il pentimento sia sincero.
Perdono, madonna. Tu che sei stata madre, perdono. Buone notizie? L'avvocato. Sempre la stessa cosa. Ha continuato le ricerche, ma non sa dirmi nulla. Ah, beh, rassegnati, mettiti l'anima in pace. Ma è possibile. È possibile che in tutti questi mesi lei non abbia sentito il bisogno di scrivermi una parola. Capita a tutti così. Si scordano di noi come fossimo morti. Del resto, come vuoi pretendere che una donna rimanga legata a un disgraziato chiuso in una galera? Ma si tratta di mia moglie. Ci siamo sposati, non può avermi dimenticato così. Non ti fare illusioni, darete a me. Scordatela anche tu. E la bambina? La bambina è sangue mio. Bambina mia, bambina cara. Bambina bella, è vero quello che dice la signora, che tu non vuoi più bene a niente tua. Io non ci credo. E voglio che tu ritorni subito, subito, perché io sono sola, ho tanta paura e voglio dormire abbracciata a te. Vieni qua. Chi ha preso la fotografia che stava qui? Non lo so. Non lo sai? Cosa nascondi lì dietro? Niente. Nonno, è mamma mia! Ti ho detto di non pensare più a tua madre. Tua madre non verrà più perché è stata cattiva. Cattiva sei tu, brutta, brutta! Oh, serpentello che non sei altro, degna figlia di tua madre. Vieni, su, andiamo. Nonno, non mi portare la stanzetta buia, no, ho paura, no, no, no! Chiusa le pentite, ma perché? Così ha voluto la signora. Povera Anna. Ora capisco perché non riuscivo a trovarla. E la figlia? Oh, non me ne parlate, povera anima innocente. Non fa che cercare la madre e si consuma ogni giorno come una candela. E madre e figlia non possono vedersi mai. Mai. No, qui bisogna fare qualcosa per quella disgraziata. Lo so, ma vada a ragionare con quella donna. Se viene a sapere che si sono viste, sarebbe capace di buttar fuori la bambina. L'ha detto e lo mantiene. E non la lascia mai sola, non esce mai di casa. Ogni sabato sera va a cena dalla sorella e mi fa salire su per tenere compagnia alla piccola. Beh, allora si potrebbe approfittare. Ma com'è possibile? Di notte. E quell'altra, la madre, come fa a uscire? Questo è per te, non ti far vedere. Sta attenta. Mi sono messo d'accordo col guardiano perché ti lasci uscire stasera. La tua bambina ha bisogno di te e vuol vederti. Ti aspetto alle 10 nella piazzetta davanti alla chiesa. Entra. Thank you.
Dove vai? Volevi fuggire? Perché non fai quello che hai detto? Questo è il momento. Ora devi diventare una formica per passare sui muri. Ora devi strisciare come un verme per passare sotto la porta. Ma perché siete così cattiva con me? Sarei buona per te se ti lasciassi fuggire per raggiungere il tuo amante? No, madre Gelette. Non è quello che pensate. Ho un angelo di figlia. E ho saputo che vuole vedermi. Che ha bisogno di me. E io voglio andare da lei. No. Ma perché vi parlo così? Voi non potete capire. Voi non potete sapere che cosa vuol dire essere madre. Madre? Sì che lo capisco. E ogni volta che sento questa parola è una pugnalata. Una pugnalata, un supplizio, un tormento, non lo posso sopportare. Tu parli del tuo dolore. E che è il tuo dolore vicino al mio. Ma non vedi che cos'è la mia vita? Le mie carni sono tutte piene di lividi. Giorni e notti di penitenza. E io non ho peccato mai. Ella aveva una figlia anch'io. Una figlia come la tua. E l'ho perduta. L'ho perduta. Non avevo che lei. E vedo tanta gente che vive, vive solo per il male. E la mia creatura, che era una santa, non vive più. Madre Celeste, perdonate. Io non sapevo. Ora basta, sono. Torna dentro. Madre Celeste, io non so come si chiamava vostra figlia, ma adesso non ha più bisogno di nome. È un angioletto come tanti altri. E io a quell'angioletto mi rivolgo e lo chiamo. Angioletto adorato, tu che sei vicino a Dio, pensa che c'è in terra una mamma che vuol vedere la sua bambina e non può perché la mamma tua non vuole. Angioletto adorato, parlale tu. Chiediglielo tu. Tu sei nel suo cuore. A te non può dire di no. Va. Va. Grazie, grazie. Vai a vedere tua figlia. Adesso vieni, stai buona. Copriti, non prendere freddo. Essere una di quelle disgraziate che stanno rinchiuse là dentro. Che facciamo? La riportiamo. Aiuto, bisogna. Signorino, si fa tardi. Bisogna che riporti la bambina a casa. Ma capisco. Mamma. Io ho paura se per un caso qualunque quella ritorna. E chi si salva? E va bene, riportiamo la bambina a casa. Andiamo. Mm-hmm.
Buonasera, signora. Mi riconosce? Sì, sono io. Si meraviglia di vedermi qui, vero? È scappato dal carcere? No, non sono scappato. Mi hanno liberato. Ci hanno messo 5 anni per accorgersi che ero innocente. Non ha letto i giornali. Hanno trovato il vero colpevole. Ma no, non abbia paura. Non voglio fare del male. Voglio solo sapere dove sono mia moglie e mia figlia. No, non so. Non so nulla. Ma come non sa nulla? No. Mi hanno detto che Anna da qualche tempo è a Napoli. Dove sta? Che cosa è accaduto di lei? Lei non può ignorarlo, signora. Qualunque sia la verità, voglio saperlo. No, non lo so. Non lo so. Non posso dirle niente. Come non può dirmi niente? Vada via, vada via. Vada che siamo signora. Gente. Signora, aspetti, la prego. Non c'è bisogno di chiamare nessuno. Non abbia paura. Non voglio fare del male. Vede, signora, sono sicuro che lei sa. Sono 5 anni che mi tormento. Appena liberato ho avuto un solo pensiero, quello di ritrovare mia figlia e mia moglie. Anche se mi ha dimenticato. Anche se mi ha tradito. Non importa quello che ha fatto lei, ma mia figlia no, è sangue mio e voglio riaverla. E crede che sua figlia sarebbe contenta di ritrovare un padre come lei? Un padre come me? E cosa ho fatto io di male? Perché sono stato in galera senza colpa? Perché ho passato 5 anni in inferno? Per questo mia figlia dovrebbe vergognarsi di me? Ninuccia, va, abbraccia papà tuo. Rinuccia. Bella. Figlia. Sei contenta che è tornato il tuo papalino? Sì. Ma figlia. Figlia, rinuccia. Non ti lascio più, sei. Non ti lascio più. Sei contenta? Come ti sei fatta grande, tesoro mio. Come ti sei fatta bella. E allora è bene che sappia tutto. Ho accolto sua figlia in casa per pietà. Ho strappata la miseria, al male. Volevo farne una donna onesta, che non avesse a vergognarsi né di suo padre né di sua madre. E perché dovrebbe vergognarsi di sua madre? Che cosa ha fatto Anna? Parli. Dov'è? Vuol sapere dov'è Anna? Le dirò anche questo. È rinchiusa alle pentite. Alle pentite? E perché? Che cosa ha fatto? Ah, non lo so. Lo domandi a lei. Ora capirà perché ho cercato di allontanarle la bambina. No. No. Bugiarda. Ma dilla la verità. Altrimenti la dico io perché non ne posso più. Sua moglie è una santa. Sì, è stata lei l'infame che l'ha costretta a rinchiudersi alle pentite quando quella povera donna è venuta qui a chiedere un tozzo di pane per quest'anima innocente. Sta zitta, vattene. No, voglio parlare, devo parlare. Quella poveretta si è sacrificata a rinchiudersi alle pentite per salvare sua figlia. È stata questa la condizione infame. Lei l'ha accettata come una martire. E ora si strugge per la disperazione. Ma è possibile? Sì, è così. E chiama a testimonio il Dio. Basta, finiscila, vattene. Sì, me ne vado. Ora me ne posso andare. Vattene, vattene via. Via. Basta, via. Basta, via. Finiscila. Non parlare più! Come si permette? Tu di male ne hai già fatto anche troppo! Ma cosa dici? Ringrazio Dio che sono stato già in carcere e non voglio tornarci, altrimenti il delitto che non ho commesso allora lo commetterei adesso! Ah. Però la pagherai, eh! Se Dio è giusto, la pagherai, carogna! Papà, papà! Minuccia! Oh. Minuccia! Andiamo, andiamo! Questa me la pagherai! Ah, sì! E io ti pago subito! Maledetta! Oh, la pianticella di rosa rifiorita fuori tempo. Che meraviglia! Le rose di Santa Rita. Oggi è la sua festa. Le piccole orfanelle della Santa prendono la loro prima comunione nella Cappella Maggiore. Voglio vedere Carlo. È la mia creatura. Un'ultima volta. Sono disperata. Calma. Nessuno mi sente. Non voglio morire dannata. Figliuolo, chi di noi non ha sofferto atrocemente, non ha invocato la morte come un'unica liberatrice alle pene sue? Poi è venuta l'ora della pace.
Anche per te, Anna, sorella nel dolore, verrà quel giorno. I tuoi occhi hanno già troppo pianto. Senti questo coro di angeli? È tua figlia che ti dice, mamma, spera. È vicino il giorno che sarò con te per sempre. Per sempre. Su, chiama. E di figlia, figlia mia. Sì, figlia mia bella, la vedo, sento che si avvicina, è lei, angelo mio, è mamma tua che ti aspetta, a braccia aperte. Mamma, mamma, Lucia, mamma, vedi? Papà! Anna! Carlo! Ma... è un sogno? No. Non è un sogno. Sono libero. Hanno riconosciuto la mia innocenza. Povera Anna, quanto devi aver sofferto. No. Abbracciami. Sono tanto felice.